Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a determinare la struttura dello ione metal segnato attraverso la teoria di Lewis. L'esempio che vi propongo lo sto analizzando in quanto faremo un parallelo tra la struttura di Lewis e quella della VSPR. Questo per dimostrare che attraverso la teoria VSPR è possibile andare a determinare delle strutture limite che sono sicuramente più stabili, o meglio, che hanno maggiore peso rispetto alle strutture di Lewis. Cominciamo a costruire la molecola andando a determinare la valenza totale. Quindi abbiamo l'arsenico, appartiene al quinto gruppo, quindi avrà 5 elettroni di valenza. Abbiamo 3 ossigeni, quindi per 3 ossigeni per 6 elettroni, uguale a 18 elettroni. A questi dobbiamo aggiungere la carica negativa e quindi otterremo 24 elettroni. Costruiamo lo scheletro, quindi l'arsenico come atomo centrale perché più elettronegativo, e andiamo a sistemare i 3 ossigeni. I doppietti perché li abbiamo inseriti in questo modo? Perché nell'andare a costruire lo scheletro abbiamo impegnato 6 elettroni, quindi meno 6 elettroni, rimangono 18 elettroni che siamo andati a sistemare sugli ossigeni in modo tale che ognuno possa completare l'ottetto. Nella costruzione ci accorgiamo però che l'arsenico non è arrivato all'ottetto, per cui uno dei doppi legami dell'ossigeno verrà impegnato nell'andare a costruire la struttura che adesso andiamo a definire. Quindi l'arsenico, un doppio legame con l'ossigeno, un legame semplice con l'altro ossigeno e lo stesso con l'altro ossigeno. Bene, in questo caso l'arsenico ha completato a 2, 4, 6, 8 elettroni. Andiamo a determinarci la carica formale. In questo caso la carica formale dell'arsenico sarà questa, quindi carica formale dell'arsenico sarà 5 meno 1, 2, 3 e 4 elettroni condivisi, quindi uguale a più 1. E andiamo a sistemare una carica formale sull'arsenico. Tutti e due gli ossigeni avranno carica formale 6 meno 7 uguale a meno 1, quindi meno e meno. In questo caso, che cosa possiamo andare a definire? Possiamo andare a definire che l'arsenico potrebbe generare un ulteriore legame, ma come lo va a generare? Non lo genera attraverso l'espansione dell'ottetto, per cui uno di questi due legami sarà un legame di coordinazione e quindi possiamo scrivere formalmente la molecola in questo modo, quindi l'arsenico, doppio legame con l'ossigeno, poi inseriamo il doppietto dell'arsenico che in questo caso va a coordinarsi con l'ossigeno e l'altro ossigeno avrà carica negativa che è quella che va in buona sostanza è quella dello ione. Andando a determinare anche qui la carica formale, ci accorgiamo che l'arsenico ha una carica formale più 1 comunque, in quanto il legame dativo di coordinazione dobbiamo considerare nel calcolo un elettrone condiviso in questo modo. E quindi la struttura, come abbiamo detto, è la seguente. L'arsenico in questo caso, secondo la regola di Lewis, non può espandere l'ottetto in quanto andrebbe a determinare 10 elettroni condivisi anziché gli 8 che abbiamo disegnato. E questa violazione, cioè questo, diciamo, questa struttura limite che potrebbe essere tranquillamente essere valida in quanto è compatibile con una struttura, con un tipo di legame che vengono quindi disegnati, in realtà può essere vista da un altro punto di vista, e cioè attraverso la VSPR. Io ho già fatto una lezione in cui ho
spiegato la struttura molecolare dello ione meta-arseniato. Vediamo un pochettino che cosa è possibile attraverso la teoria VSPR. Attraverso la teoria VSPR, l'arsenico può espandere l'ottetto, e in questo caso la struttura che ne deriva è questa. Dovreste andare a vedervi la lezione in cui io ho spiegato la struttura VSPR dello ione meta-arseniato. Bene, qual è la differenza tra le due strutture? È che la carica formale sull'arsenico risulta essere pari a zero. Infatti, se io calcolo la carica formale dell'arsenico, sarà 5 meno 5 elettroni condivisi, 1, 2, 3, 4 e 5. Per cui la molecola assumerà carica formale 0 sull'arsenico e l'ossigeno in questo caso manterrà la sua carica formale meno 1. Quindi qual è la differenza tra queste due strutture? Il discorso è lampante, nel senso che con Lewis non possiamo violare la regola dell'ottetto e in questo caso siamo costretti a generare un legame di coordinazione. E rimangono le cariche formali positive sull'arsenico e negative sull'ossigeno, e questo sicuramente non permette alla molecola di avere un certo peso nelle strutture di risonanza come ibrido. Nella teoria VSPR, invece, posso ammettere che l'arsenico espanda l'ottetto e che quindi la carica formale sull'arsenico è pari a zero, quindi abbiamo una minore separazione di carica, sicuramente guardando l'arsenico con ottetto espanso, e una maggiore separazione di carica invece con la struttura di Lewis. Quindi questo discorso l'ho voluto fare proprio per farvi rendere conto che le strutture di Lewis valide hanno comunque dei limiti. Tornando alla struttura di Lewis, possiamo chiaramente scrivere un'altra formula limite in questo caso, e in cui il doppio legame può essere, voglio dire, generato con l'altro ossigeno, e quindi l'arsenico mantiene anche qui un legame di coordinazione che può essere visto, in ogni caso, su tutti gli ossigeni separatamente, un legame doppio qui con l'ossigeno e un legame semplice con l'altro ossigeno. In questo caso la carica formale negativa che abbiamo noi inserito corrisponde allo ione. Spero con questo esempio di aver fatto comprendervi meglio le differenze tra la teoria VSPR, che sicuramente ci permette da un lato di determinare la geometria molecolare e dall'altro canto ci permette di determinare delle forme canoniche, delle strutture limite maggiori rispetto a quella di Lewis, che prevede una limitazione che è quella proprio della non espansione dell'ottetto. Spero che la lezione vi sia piaciuta, iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.